significa per lei portare il carro dell'Immacolata? È una tradizione che ci porta di generazione in generazione, è una cosa che non si può fare a meno. Si sente la fatica? La senti, però lei dalla Madonna ti aiuta, ti dà la forza di portare, di sopportare tutto. Qual è la tua preghiera per l'Immacolata? Che fa stare tutto il bene, questo mondo che sta andando a rotoli, ci porta un po' di serenità a tutti quanti, perché veramente ne abbiamo bisogno tutti quanti. Per questa città? Ci vuole solo la sua mano, per questa città ci vuole solo la sua mano. Lei da quanti anni porta il carro dell'Immacolata? Al 68. E ogni anno è sempre qui? Sempre qui, ambie qui che Dio vuole, che la Madonna vuole. Tanta fede e tanta devozione? Sì, sì, sempre. Però anche se ho avuto qualche problema di salute, però io 8 dicembre mi sento bene. Una cosa da credere alla Madonna. Questa processione è un vero miracolo per questa città. Sì, un vero miracolo. È bello sempre stare, fare la processione dell'Immacolata, stare in questo clima di festa, no? Si respira una bella aria di festa e quindi è bello viverlo, ci mancava tanto. Finalmente tutti insieme celebriamo questa che per Torre del Greco è una tradizione. Perché hai scelto di fare il portatore? Io l'ho scelto perché la portava mio padre e all'avanzare della sua età ha deciso di cedermi la cosiddetta veste. Quindi il culto dell'Immacolata è radicato nella tua famiglia? Sì. E oltre ad essere una questione religiosa è anche una questione di tradizione popolare, anche se non vivo più a Torre del Greco. Ma ci torni per l'Immacolata? Sempre, sempre, non vedevo l'ura. Era una festa dei marittimi, l'8 dicembre scappavano tutto dalle navi tutti quanti perché era una tradizione importantissima per proprio tutti quei marittimi che stanno fuori, che oggi non sono potuti venire perché stanno imbarcati. Con il cuore io vi mando un abbraccio a tutti quanti voi. Voi sempre presenti come noi, con fede? Sì, questo è un giorno che aspettavamo da tempo, dopo i 2 anni di pandemia finalmente è arrivato il giorno. Anche le previsioni meteo sono variate, sono cambiate, perché fino a ieri davano pioggia. Fortunatamente la Madonna ha voluto... Immacolata voleva tornare tra i suoi fedeli. ...tornare per la nostra città. E questa è la risposta dei torresi e non solo, perché come voi sapete vengono persone da tutto il mondo. Abbiamo amici che vengono dall'America. La più bella cosa che c'è, a Torre del Greco, la bellissima giornata dell'Immacolata ha voluto, non ci sono parole. Vedete l'Immacolata cosa sta, come brilla, che dopo 3 anni è uscita e vuole uscire per le città torresi e per i torresi. Sono emozionatissimo e spero che il Signore non ci faccia mai più capitare quelle cose che sono capitate prima, che per 2 anni non siamo usciti, siamo stati malissimi. Da quanti anni porta il carro dell'Immacolata? Saranno oltre una 50. No? E ogni anno è sempre la stessa emozione? Sempre di più. Mi mancava molto questa giornata, questa tradizione. Che cosa ti mancava di più? Ma sicuramente la girata il 7 dicembre. Cosa chiedono i giovani all'Immacolata? Ma di difenderci sempre dalle persone cattive che stanno al mondo. Quello che proviamo è indescrivibile. Abbiamo solo la grande fortuna di avere un grande pastore a capo di questo popolo meraviglioso. E grazie alla Madonna riusciamo sempre a fare le cose migliori a Torre del Greco. Speriamo veramente che il popolo torrese capisca le parole del nostro santo parroco e le metta in atto. E che i giovani possano portare avanti per sempre questa meravigliosa tradizione. E permettimi un pensiero soltanto alle vittime di Ischia, che veramente hanno colpito e ci hanno fatto provare un qualcosa che sicuramente solo loro hanno provato. E la nostra preghiera oggi, noi portatori sotto al carro, è rivolta proprio a loro e quei portatori che non ci sono più. Pochi mesi fa, nemmeno fa l'apposto, ho perso mio fratello, che era uno dei, anche lui, dei veterani, dei portatori dell'Immacolata, quindi ci sta un'emozione ancora più grande a confronto delle altre volte. È una bella festa che Torre del Greco reclama da un po' di tempo. E che possiamo dire? È che la Madonna ci aiuti a tirare un altro po' avanti. I ragazzi ricordano anche Giovanni Guarino. Lui è sempre presente, come potete anche vedere dietro al carro, lui sta sempre con noi. È un nostro fratello,
qualsiasi cosa, ogni cosa facciamo per lui. Noi siamo sempre qua, lo sosteniamo sempre. E se la giustizia si potrebbe fare meglio per lo Stato italiano, che noi siamo per i minorenni, potrebbe aiutare, perché lo Stato non ci aiuta. Ha condannato due ragazzini che hanno ucciso un nostro fratello a 14 anni e penso che la vita di un ragazzo non dovrebbe essere a 14 anni, perché Giovanni doveva avere una vita lunga.